Reso pubblico il progetto per una struttura adibita a grandi magazzini che verrà realizzata entro il 2014 a Kuwait City dallo studio OMA, che ha preso spunto dalle architetture e dall'organizzazione di un mercato tradizionale arabo. Il progetto si chiama Exhibition Hall, è un centro commerciale di tre piani inserito sul 360° mall della capitale del Kuwait. Gli esercizi commerciali, come nei SAC, sono disposti in lunghe gallerie munite di separatori circolari a oblò. Il progetto garantirà illuminazione naturale a ogni piano e l'intera struttura sarà dotata di una facciata traslucente. Recentemente completata l'espansione del MES Basel, una grande struttura espositiva di Basilea, città sede di uno dei più prestigiosi studi di architettura mondiale, ovvero quello fondato nel 1978 da Jacques Herzog e Pierre de Mouron, entrambi nativi della città svizzera. Sono stati proprio loro a curare il progetto dell'espansione, articolata su tre blocchi che appaiono come accatastati tra loro e alti 10 metri, nonché caratterizzati all'esterno da una texture di fortissimo impatto. I tre volumi creano uno spazio al piano terra in grado di ospitare 2.500 persone e due sale ulteriori al primo piano. L'inaugurazione è prevista per il prossimo 23 aprile. Nel mese di dicembre 2012 l'indice della produzione nelle costruzioni è aumentato dell'1,6% rispetto al novembre del 2012, ma non tragga in inganno il saldo passivo. Nella media del trimestre ottobre-dicembre l'indice ha infatti registrato una flessione del 3,3% rispetto al trimestre precedente e nella media dell'intero anno 2012 la produzione nelle costruzioni è diminuita del 14,2% rispetto all'anno precedente. Nel confronto tra la media del 2012 e quella dell'anno precedente, la produzione è diminuita, pensate un po', del 14%. Oltre un chilometro di lunghezza, 1103 metri per la precisione, acque profonde fino a 35 metri che si estendono fino ad 8 ettari, sono i numeri della piscina più grande del mondo, che si trova in Cile, ad Algarrobo, nei pressi di San Alfonso del Mar. La piscina separa un grande resort dall'Oceano Pacifico ed è costata più di 3,5 milioni di dollari, vale di fatto 6.000 piscine di dimensioni standard, ma il suo record è insidiato da un nuovo progetto che vedrà la costruzione di una piscina che si estenderà su circa 12 ettari nel cuore di Sharm el-Sheikh in Egitto.